L'economia tradizionale è un top-down, quindi uno che decide, che crea una società e poi che cerca di svilupparla attraverso un processo di innovazione, di produzione di nuovi prodotti, di conquista. In realtà noi adesso stiamo ridefinendo tutto facendo un discorso di creo il mio modello e questo modello moltiplicato per miliardi di individui sul pianeta crea una nuova economia. Per intraprendere un nuovo percorso, uno si deve già deve lasciare comunque il percorso che ha avuto prima. Quindi c'è un periodo di detoxification, dobbiamo dimenticare quello che avevamo prima per reinventarsi. Soprattutto reinventare la nostra lingua, quindi per esempio la parola consumer è una parola totalmente finita. Oggi uno non può più creare un'azienda o dei prodotti per un consumer, lo crea per un'altra persona, lo crea per un amico, lo crea per fare qualcosa di positivo nella sua vita. Quindi a livello del design si deve evolvere, comunque non possiamo più stare a un livello di management o di business che sia così ground zero, solo basato sulla ricerca del profit a short term e comunque a un'idea dell'azienda che sia solo un posto dove uno va a prendere uno stipendio o va a lavorare. Questo è il livello basico più povero del management. C'è un grosso rischio per l'ego dei manager e l'ego dei dirigenti perché devono lasciare il controllo, quindi è proprio il challenge numero uno, però non è un rischio, è solo un adattamento proprio all'evoluzione. Quindi se uno racconta a un capo di organizzazione che non è più il capo, però un facilitator, non è più lui che decide, è la crowd che decide o siamo noi che decidiamo, ovviamente è un grosso challenge culturale. Però è solo un challenge culturale, non c'è nessun rischio. Ci sono dei rischi legati alla proprietà intellettuale, per esempio, il fatto di aprire un processo industriale o aprire i brevetti, creare dalla crowd un nuovo prodotto fa sì che è molto più difficile poi proteggere un territorio o proteggere un'invenzione, perché è un'invenzione condivisa. Quindi lì c'è un grosso problema di reinventare anche l'aspetto legale del business. È perché tutti i parametri della nostra vita reale, quindi non quella dell'economia, ma quella della vita reale, quello che respiriamo, quello che mangiamo, l'acqua che beviamo è inquinata. Comunque non è più sana, quindi lì, come dice Yvon Chouinard, il fondatore di Patagonia, you cannot do business on the dead planet. Quindi la nostra priorità è di lavorare per tornare alla base, quindi della vita. È per quello che l'economia oggi, il profit only, sta diventando un valore troppo povero per i leader, perché i nostri challenges non sono più sul profit. Allora, è un concetto interno e esterno. Le aziende si rendono conto che il sharing è più potente del taking. Quindi ovviamente se tutti insieme mettiamo in comune le nostre energie, le nostre conoscenze, si va molto più avanti, molto più a lungo. Quindi di solito le aziende si trasformano all'interno aprendo le porte a delle persone dall'esterno o rompendo i clusters, proprio le responsabilità di uno cercando di capire i talenti nascosti proprio all'interno dell'azienda e a riconoscere ogni individuo come un potenziale, non come un executive.
E si va anche all'esterno, perché tutto il discorso dell'innovation oggi è molto aperto verso l'esterno, quindi tutto il discorso dell'open innovation, quindi di creare dei labs esterni, di lavorare con altre aziende. Prendo l'esempio di Nike e Apple. Quindi Nike e Apple non hanno fatto un new product, si sono detti: qui abbiamo dei friends che vogliono correre, hanno bisogno di essere empowered, quindi di andare più avanti, e quindi creiamo un sistema che è in realtà un nuovo coach personale che permette a ciascuno di andare da dove vuole, di aumentare la sua performance, di comunicare direttamente con le persone che ammirano, con i veri campioni del running, e di creare il loro mondo, anche di scoprire nuove cose. Quindi il discorso non è di creare un nuovo prodotto, ma di creare una nuova experience che rende la vita più bella. La Way Economy la vedo come un grid, come la vedo anche a livello delle energie rinnovabili. Per me la Way Economy è di sviluppare un'energia molto più potente che la somma delle energie che esistono. Il challenge dell'energia non è di costruire una centrale nucleare che produce energia per tutti, è di far sì che ogni individuo possa creare la sua propria energia gratis, grazie alle fonti rinnovabili, quindi al sole, al vento, a tutte le fonti comunque che esistono naturalmente, quindi che non hanno bisogno di energia o che non hanno bisogno di produzione per farle. Quindi in realtà il challenge che abbiamo, se vogliamo andare avanti, è di sviluppare un'energia superiore, che per forza viene adesso del fatto di raccogliere l'energia di ogni singola persona attraverso una grid, attraverso una nuova economia dove tutti collaborano tra di loro, dove lavoriamo insieme for a better life.